c'è scritto? L'azienda sanitaria ci invita a fare il test per la prevenzione del tumore del colon retto. Ma noi stiamo bene. Lo sai che il tumore del colon retto spesso non dà sintomi? E allora? C'è scritto che tramite un test, gratuito e semplice da fare a casa, è possibile scoprire formazioni benigne che possono diventare tumori. Bene. Sarebbe opportuno farlo subito, questo test. Eh sì, facciamolo. Se hai tra i 50 e i 69 anni, rispondi alla lettera dell'invito della tua azienda sanitaria. Fai il test. Per questa indagine non serve il commissario, serve tu. Campagna informativa sullo screening per la prevenzione del colon retto nella provincia di Ragusa, a cura del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale. Un gruppo che di stranieri, che sono tutti americani, anche se il loro leader, Paul Generelli, che fra poco sentirete, è un italo-americano perché sua mamma è italiana. Si chiamano Medley Band, è un quintetto composto da Paul Generelli, Jay, Mike, Glenn e Derek. Spero che ho pronunciato bene i nomi. Hanno preparato anche una recensione, è un gruppo di recente formazione tra giovani di diverse formazioni che si sono ritrovati al lavoro alla base di Conso. Oh, oggi andai, ancora. Nato poco, mo tengo ancora lo stomaco qui. Mamma mia. E insomma, io ecco, mi metto davanti alla telecamera, insomma, così qualcuno a casa mi può vedere, lo può ammirare. Mazzo, saxofone. Yeah, all right. E a batteria di montare strumenti. C'è chi vuole sapere quando me la giri, perché mi dice, è uno stato di confusione. Perché io volevo dire una parola, ma loro non mi hanno capito. Che dicevo fa? Nacciamo, dai, siamo scordati. E aveva fatto una cosa, no? E volevo chiedere, ma voi suonate? Niente. Suonate? Niente. Voi mi sono messo, voi suonate? Ci mi hanno fatto la faccia, no, vabbè, basti, non vi dico niente, me ne vado. Me ne vado. Il batterista lo puoi spegnere. C'è a parte che ho avuto. Thank you.
vedere adesso due gruppi di seguito che si sono costituiti per l'occasione. Un nome stupendo per questi che suoneranno i Nova Rock. Si tratta di Massimo Ferrera, 20 anni alla chitarra. E poi abbiamo il nonno alla batteria, Lino Burrafato, 30 anni, e componente dei grandi assenti di questa manifestazione performance, che avrebbero voluto partecipare ma purtroppo è stato per loro impossibile, e quindi ringraziamo Lino per essere qui lo stesso. Poi abbiamo al basso Ernesto Turlà, 22 anni, il biondo dei Deps. Vabbè, Gianfranco Giumarro ormai lo conosciamo ogni sera, il tastierista dei Yes, il bassista, questa sera suona la tastiera con i Nova Rock. E infine abbiamo alla voce Gianna Di Martino. Ferrera è un bravissimo chitarrista che ha suonato anche con gli Eclipse. Brava, prima. Sì. E alla chitarra solista. Lino Burrafato suona con i Performance. Senti. E ci conosciamo da vecchia data. Il tastierista che è molto bravo e fa di tutto. Perché fa un bass, fa strunzato pure e suona pure la tastiera. Beh, suona alla Roland D50. Si chiama Gianfranco. Ecco, Gianfranco pure. Già dimenticato. Ah. Gianfranco Giumarra. Gianfranco Giumarra. Senti, ragazzi, mi dai un po' di volume. E ha suonato ieri sera con gli AES al basso. Il primo pezzo che vi facevo ascoltare è Smoke in the Water di Purple. Gianna Di Martino alla voce solista, Sex Focus.